Come si presenta? Intanto riscaldo quell'altra che io avevo già portato e vi faccio vedere pure la consistenza che ha. Quindi questa è la salsa bruna già pronta comunque. Sì, quella è fatta come le dicevo dalle ossa, perché sì, noi la facciamo al ristorante. Questa invece era un'alternativa, l'ho voluta portare per far vedere. Certo. Sì, per far vedere l'alternativa di chi non ha tempo di fare, perché una salsa del genere richiede almeno un'8 ore di cottura. Ah, addirittura? Sì, perché va cotta a fuoco lento. Comunque è una riduzione. Se non ha tanto tempo si trova, dicevi tu, sì, anche nei supermercati. Si chiama fondo bruno oppure demi glace. Ok. Purtroppo da noi molti prodotti è difficile reperirli. E facciamo molta difficoltà. E quando spieghi una ricetta, però ci sono dei negozietti già a Catanzaro dove hanno parecchi prodotti. Le Sidisi si stanno adesso, diciamo, stanno organizzando, sì, anche sì, per si organizzano, questi tipi di prodotti. Sì, sì, tutto, anche se si entra, se si vede, c'è il reparto quasi asiatico, diciamo, con sì, quelle salse agrodolci, risi, i risi basmati. Buonasera. Sì. Buonasera, signora. Io sono Rita, sono da Catanzaro. Benvenuta, signora Rita. Innanzitutto, inutile dire complimenti per la trasmissione, perché gli erano detto in mille persone. Grazie, signora. La cosa più importante, vorrei fare i complimenti a questo cuoco. Grazie. Che è pulito, pulito come prima cosa, ordinato e professionale. Grazie. Io volevo avere innanzitutto su questa salsa che adesso lei sta preparando. Sì. Cioè, come si fa, perché non ho seguito la parte come lei l'ha spiegato. Che anche qui. Guardi, ci sono due modi, diciamo. Quella più facile da fare a casa è andare a acquistare il frondo bruno oppure demi glace. Si presenta, che è questo qua, e si presenta come un dado, molto morbido. E dove si compra? E si può trovare nei supermercati oppure in qualche negozietto molto, o in qualche negozietto di alimentari un po' particolare. E qui a Catanzaro ne abbiamo? E a Catanzaro per esempio c'è il signor Leonardo vicino a Corso Mazzini che ha tutte delle cose molto particolari. Io non vorrei, non so se si può fare no, pubblicità. Magari noi evitiamo di fare pubblicità. Non si tratta di fare pubblicità, semplicemente date alla... Sì. Però ci sono. Comunque si può preparare, come ci diceva Salvatore, gli ingredienti sono comunque reperibili facilmente. Sì. Poi il tempo magari che è abbastanza. È un po'... Allora sì, la migliore cosa è crearla da sé. Ecco. Si prendono. Da sé. Sì. E allora questa si può creare perché si prendono le ossa di vitello oppure di manzo. Le ossa non di bollito però. Quelle che servono per fare il bollito, quelle che di solito noi portato, diciamo. Quello che noi qua diciamo per fare il ragù, diciamo. Sì. Ecco. Si mettono in forno, si fanno brustolire e poi si passano in un pentolone con sedano, carote, cipolle, aromi. E, si aggiunge del vino rosso, del passato di pomodoro e molta acqua. Quando riduce quest'acqua si crea questa salsa, piano piano. E arriva a questa consistenza che abbiamo adesso, molto densa, la salsa la possiamo fare vedere, è molto densa, scende... Sì, non mi la portare da casa, diciamo. Come, signora? Ho visto che aveva portato il germe. Sì, 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 sì. Però già... se vediamo l'altra, quella che io ho fatto vedere con il fondo bruno, è già arrivata ad ebollizione. Siamo quasi, quindi, sì, è già arrivata a consistenza, siamo già là. È diciamo. Molto semplice. Ah sì, quello sicuramente, io sono sempre per quelle, perché poi... Perché non sono fatte, innanzitutto la pulizia nel fare le cose, quello industriale. Sì, no, certo, ma oltre a quello...
i dadi e queste cose qua appiattiscono la cucina, hanno quasi tutti gli stessi, perché hanno due o tre componenti tutti uguali, tutti per uguali, tutti quanti, certo. Quindi appiattiscono i sapori. Signora Rita, noi... Sì, sì. I condimenti per le ricette semplici, ben spiegate e ben presentate. Grazie. Grazie, grazie. In bocca al lupo, tanti auguri. Crepi il lupo. Buonasera, signora Rita. Buonasera. Allora, quindi la salsa bruna è pronta. Ok, quindi adesso andiamo... procediamo con la carne. Perché questa ci servirà per le lombate di maiale. Abbiamo detto Salvatore ci farà assaggiare questo secondo con 800 g di controfiletto senza osso, possibilmente. Poi questa salsa bruna a base di carne, aceto balsamico e rosmarino, come ci diceva poco fa lo chef di questa sera, e il sale e il pepe che poi aggiungeremo. Quindi la carne ce l'abbiamo qui, tra poco Salvatore ci farà vedere come procedere dopo aver fatto il primo penne con champignon e speck e la panna cotta che vi ricordiamo è in frigo, quindi noi vi diciamo che alla fine della puntata vi faremo vedere anche il risultato e faremo assaggiare il dessert ai nostri ospiti. Signor Barbieri, lei lo beve il vino, un bel bicchiere di vino a pranzo ci sta ogni bene, tanto, vero? Sì. Ogni tanto. Abbassa la pressione, fa moltiplicare la vista. Ecco, la va a moltiplicare proprio. Senza andare all'oculista. Abbiamo Richard Gere stasera come ospite pure. Richard Gere? Non c'è niente. Questa sera è vero, mi sembra un po' Richard Gere lei, signor Polka. Complimenti. Magari. E lei chi sembra? Sempre Pierino. Pierino. Pierino Richard Gere. Simpaticissimi i nostri amici. Ce la faremo, Salvatore, ce la facciamo, non lo so, ogni forse... tanto, sì, ce la facciamo. Forse pensa di fregarci, ma siamo noi che freghiamo lui. Permetti, vado da questa parte, altrimenti non riesco a bilanciarmi. Ecco qua. Non ci freghi. Ha ragione. Il bello della diretta è anche questo, però ne abbiamo, guarda, ne abbiamo lavoriamo qua su. Ecco, freghiamo noi lui. Non ci perdiamo d'animo. I fornelli non ci mancano. Assolutamente. Al massimo. Ogni tanto scivola il dito perché con questi condimenti magari. Ok, ci siamo. Preparare la carne ci serve. Facciamo riscaldare la padella. Sì, riscaldiamo un pochino la padella e poi procediamo. Quindi la salsa bruna è pronta, poi ci farai vedere tu come utilizzarla. Sì, e ci suggerivi anche un buon condimento per un primo, può essere. Sì, aggiungendo dei funghi, anche con dei porcini, i gnocchi. In Piemonte con quello che resta del brasato, con il sugo che resta del brasato, aggiungendo degli champignon oppure dei porcini o del tartufo, si crea una salsa molto buona. Molto ricca, variegata nei sapori. Bene. Sì, è variegata e molto ricca perché poi i succhi del brasato sono ancora dentro, quindi è anche sostanzioso come condimento. Come condimento, certamente. Quindi tra poco lo utilizzeremo invece per la carne di maiale. Può essere usata anche per altri tipi di carne, sì, vero? Sì, per tutti i tipi di carne. Anzi, questa è una base, diciamo, che può essere usata per il pepe verde, anche per altre salse, per condire filetti, le altre lombate di manzo, va su tutto. Anche se già sul maiale forse è già un pochino... particolare anche come abbinamento. Sì. Però tu l'hai già sperimentato, quindi certo, un sapore certo. Che si può abbinare. Due sapori, anzi, che si possono abbinare. Ecco qui la carne, preferibilmente senza osso. Sì. Perché sennò poi andremo a fare la cotoletta. Ah, ecco. Perfetto. Quindi vi ricordo ancora una volta il nostro sito mchef.tv, molte le ricette che trovate e che troverete. Quindi se qualcuna non c'è, noi ci scusiamo per il ritardo, ma senz'altro provvederemo presto perché i nostri telespettatori, Salvatore, sono molto attenti anche al sito, Sì, sono molto meticolosi su tutto. Ho visto che sarà molto frequentato. Assolutamente sì, e io devo ringraziare veramente tutti per questo, ci fa molto piacere, è una bella soddisfazione per noi. Quindi se manca qualche ricetta, tranquilli perché sta per arrivare, sarà per essere aggiunta, c'è stato giusto un lieve ritardo, ma senz'altro riusciremo ad accontentarvi tutti. Intanto andiamo a versare l'olio. La padella deve essere ben calda, perché sennò la carne toglie i liquidi e invece di arrostire bollisce. Ok,
olio d'oliva, possibilmente. Sì, sempre. È meno grasso.